dare vita a questa sala, perché è stata sempre attiva, poi c'è stato un periodo buio, e quindi volevo dirle che con questo primo convegno così importante riapriamo l'attività in questa sala Don Vitetti. Grazie a tutti voi per essere qui e grazie soprattutto a voi illustri relatori. E con il sindaco di Cerò non possiamo che non parlare di questo maestro di Lilio che ha inventato il calendario. Ciro chiaramente vuole farne le lodi, vuole portarlo avanti perché sia un brand che porti luce alla cittadina che gli dedica i Natali. Intanto buonasera. Sì, oggi iniziamo un percorso sulla figura di Luigi Lilio che si concluderà poi in parte il 21 marzo che è la giornata regionale di Luigi Lilio. Il nostro personaggio è famoso in tutto il mondo per aver messo a posto il calendario sotto Papa Gregorio XIII. Oggi è una giornata importantissima per la comunità e anche per l'amministrazione, perché abbiamo l'onore di ospitare sia la politica, l'onorevole Loizzo, deputata alla Camera Commissione Cultura, presidente della provincia, sia la stampa, il giornalismo, nella figura del dottor Brindisi, Giuseppe Brindisi di Zona Bianca, Rete 4, e sia logicamente il mondo della scuola, con la nostra dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Cerò, Graziella Spinale, e con la dirigente Serafina Ritanania. E in più, logicamente, la scienza, che è quella che interessa, e spiegherà oggi il professor Francesco Vizza, responsabile del CNR di Firenze. Ho voluto questa giornata con un solo scopo, divulgare intanto la figura di Lilio, che ancora oggi, dopo tanti sacrifici, dopo tanti sforzi iniziati negli anni 90, non riesce a decollare a livello nazionale e internazionale, che meriterebbe, perché il calendario messo a punto da Luigi Lilio è usato in tutto il mondo. L'impegno di questa amministrazione comunale, dobbiamo dirlo, è quello di far conoscere Lilio in tutta Italia, anche perché no, in tutto il mondo. E poi il secondo fine è quello di portare turisti, portare gente, portare studiosi qui nella cittadina della provincia di Crotone. Certamente questo è conseguenziale, però quello che chiedo oggi agli illustrissimi relatori è proprio di riprendere la proposta di istituzionalizzare la figura di Lilio con una giornata nazionale, un percorso che era già iniziato negli anni 2010 con sindaci che mi hanno preceduto e col gruppo esattamente Caruso e Sculco, che appoggiava allora il sindaco Caruso, e quindi un percorso di tutti i sindaci a finire a quello che mi ha preceduto, al sindaco Paletta. Io ero con lui pure nei 5 anni e oggi è me, e quindi non nascondo e non tolgo merito a nessun sindaco, partendo dal mio fratello negli anni 2000 arrivare ad oggi. Quindi io credo che sia tempo che Lilio, il nome di Luigi Lilio, venga fatto nelle alte sfere dove si promulga la scienza e quindi la cultura in genere. Quindi continuerete a far parlare di Lilio con delle manifestazioni, con dei convegni, con altro? Sì, questo è solo l'inizio di un percorso che certamente si riprende, non è l'unico, non è il solo. Ne sono state fatte tante, ne faremo tante altre. Oggi, ripeto, è una giornata importante perché abbiamo nella politica istituzione forte e speriamo di andare sempre più oltre e avanti. Siamo in compagnia del professore Vizza. Chi meglio di lui potrà parlare scientificamente, nel senso scientifico, per la parola della figura di Lilio? Ecco, per chi ci ascolta anche da oltre la Calabria, chi era Lilio? Vogliamo un pochino fare a grandi linee questo personaggio così importante che ha portato in auge questa cittadina del Crotonese. Sì, Luigi Lilio è una straordinaria figura di medico, astronomo e matematico che è nato qui a Cerò nel 1510, molto probabilmente 1510, perché non abbiamo nessun documento che le accerti con certezza, però era di Cerò.
e qui trascorre la sua fanciullezza, poi si sposta a Napoli a studiare medicina. Ora può sembrare strano, no? Che un medico era anche astronomo. Beh, non è così, perché nel corso degli studi l'astrologia in realtà doveva essere studiata per via degli influssi degli astri sulle malattie, e quindi un medico sapeva molto di astronomia, di astrologia, di posizione degli astri nel sistema solare. Luigi Lilio quindi studia a Napoli e poi si sposta a Roma. Si sposta a Roma, lui a Napoli aveva frequentato Villa Leucopetra, che era la sede di una vera e propria accademia, quindi lì conosce un altro grande personaggio calabrese, che è il cardinale Sirleto. Il cardinale Sirleto era l'insegnante dei figli dei notabili del clero, quindi dell'alto clero, era molto amica di Marcello Cervini, che poi diventa papa col nome di Marcello II, quindi viene introdotto nell'alto ambiente ecclesiastico, e lì con il fratello concepiscono, probabilmente anche prima, ma non lo sappiamo con certezza, l'assetto degli anni, quindi la correzione del calendario Giuliano, perché introdotto da Giulio Cesare nel 46 a.C., quindi un calendario che era in vigore da 1600 anni, però non era più corretto, non era più sincronizzato con le stagioni, quindi c'era un problema. Si portava dietro un errore di parecchi giorni. Un errore di 10 giorni, no? Di 10 giorni. Quindi, ma il problema principale non era l'errore del calendario civile, che poteva servire per gli scopi civili, ovviamente. Il problema era la Chiesa. Era la Chiesa cattolica che aveva legato al calendario solare, cioè all'equinozio di primavera, il mistero fondamentale, che era la determinazione della Pasqua, perché la Pasqua, la data della Pasqua, è correlata al calendario solare, quindi all'equinozio di primavera, ed è correlato al calendario lunare, alla quattordicesima luna, perché c'è una regola un po' complicata, però è che la Pasqua di Resurrezione deve essere celebrata la domenica seguente alla quattordicesima luna dopo l'equinozio di primavera. Ma se l'equinozio di primavera non era posizionato bene nel calendario civile, le date della Pasqua erano sbagliate. Questa era una cosa grave, grave già nel corso dei secoli, ma era grave in quel periodo, siamo nella seconda metà del 1500, un periodo molto turbolento, siamo in piena controriforma, quindi c'era stata la riforma di Lutero, prima ancora quella valdese, quindi c'erano delle forti tensioni con la Chiesa d'Oriente, quindi la Chiesa doveva imporre la propria autorità, trovare una soluzione perché era quella appunto della datazione della Pasqua, che nessuno è riuscito a correggere. Durante il Concilio di Costanza, il Concilio di Basilea, parliamo del 1400, ma già Ruggero Bacone ne parla nel 1200, di sistemare lo scandaloso errore, era considerato quello della Pasqua non corretta. Quindi, diciamo che non corse i rischi di Galileo di essere scambiato per eretico, quindi riuscì a far accettare le sue riforme, le sue modifiche al calendario. Questa di Galileo è una questione che io personalmente sto affrontando in quest'anno, perché ci sono delle affermazioni di Galileo che non sono corrette, no? Che a proposito del calendario gregoriano formulato sulla base dei calcoli di Copernico. Non è così, però questa non corretta affermazione viene da un grande, che è Galileo Galilei, perché Galileo Galilei, per difendere la sua posizione, porta avanti Copernico dicendo, no, ai teologi della Sacra Congregazione della Fede: guardate che io ho dimostrato quello che Copernico ha scoperto. E Copernico è servito alla Chiesa, perché è servito per riformare il calendario. Non è così,
Non è così perché i calcoli di Copernico non sono serviti per sistemare il calendario, ma questo è un aspetto, diciamo, della storia che è stato affrontato in maniera abbastanza controversa, diciamo. Quello che è riuscito a fare Luigi Lilio, appunto, dopo secoli e secoli, è quella di arrivare all'esatta determinazione della Pasqua, correggendo però il calendario civile e poi sistemando il calendario lunare. Questa era una cosa che era quasi impossibile da risolvere al tempo, perché mancavano tante cose. Sa che poi il calendario fu accettato dalla Chiesa Cattolica anche dopo la morte di Lilio, quindi fu il fratello poi a prendersi i meriti e la gloria. Sì, perché Gregorio XIII quindi dà luogo costituisce una commissione, la commissione del calendario, riunendo intorno a un tavolo i più grandi matematici, astronomi del tempo, per cercare di risolvere il problema. E tra questi c'era Antonio Lilio, però non c'era Luigi Lilio, perché Luigi Lilio evidentemente era già morto. Quindi Antonio, il fratello minore, medico e astronomo pure lui, aveva contribuito ai calcoli della riforma del calendario, quindi all'interno della commissione porta avanti la proposta del fratello, sponsorizzato dal cardinale Guglielmo Sirleto, che era il presidente della commissione papale, e quindi viene accettata la proposta di Luigi Lilio. Però questo non bastava, perché non poteva essere una commissione a decidere su un qualcosa che riguardava l'umanità intera, che è quella del calendario civile. Per cui fu redatto un riassunto dei calcoli di Lilio, un libricino di 12 pagine, e questo fu mandato alle più importanti università e accademie del tempo affinché gli esperti ne dessero un parere. E i pareri degli esperti dell'epoca furono quasi tutti positivi. Quindi venne approvato questo calendario liliano. Ecco, la sua cittadina che gli diede i natali, Cirò, giustamente lo rivendica, giustamente ne vuole fare poi un brand. Lilio, Cirò è città natale di Lilio. Cirò è città natale di Lilio, ed è giusto che Lilio trovi il posto giusto nella storia della scienza, insieme ai grandi che hanno fatto grande la cultura della Calabria, intendo Telesio, ma perché no, Pitagora già secoli prima, Gioacchino da Fiore, Tommaso Campanella. Luigi Lilio deve stare fra questi grandi, perché è importante ribadire che tutta l'umanità deve il tributo della riconoscenza a Luigi Lilio, perché il tempo è dettato, appunto, qual è il titolo di questo convegno, è dettato da un uomo di Cirò che è nato qui. Perché forse non ci si chiede mai, ci si chiede che giorno è, che ora è, quando sarà Pasqua, quando sarà Natale, però non si chiede mai chi ha inventato questo calendario. Sì, giustamente si chiama calendario gregoriano perché il Papa era Gregorio XIII, così come il calendario di Giulio Cesare si chiamava calendario giuliano, non si chiamava calendario di Sosigene. Però Sosigene è un grande, ha fatto altre cose, ma era un grande astronomo e astrologo alessandrino. Quindi è importante riappropriarsi di questa figura che rappresenta la nostra cultura. E con la dirigente scolastica del liceo di Cirò, parliamo di Lilio e dei ragazzi che sono alle nostre spalle in costume d'epoca. Ecco, come affrontano i ragazzi questo inventore del calendario? Per loro cosa rappresenta? Lei magari è la cartina al tornasole di questi ragazzi che ormai sono modernizzati, sono tecnologici, hanno internet, hanno la fibra ottica, quindi questo rapporto tra il tempo antico, tra chi ha scandito il tempo ed oggi, com'è? I ragazzi sanno benissimo e sanno perfettamente che non c'è presente né futuro se non si conosce la storia. E noi abbiamo la fortuna di avere un istituto omnicomprensivo, quindi ragazzi dall'infanzia fino alla scuola secondaria di secondo grado, che è intitolato proprio a Lilio, a Luigi Lilio. E non rientra soltanto come quota locale
il fatto di conoscere Lilio, ma rientra in un programma molto più ampio. I ragazzi sono promotori di cultura, conoscono le vicende di Lilio, le vicende del calendario, impersonificano anche tutta la Bicherna, quello che abbiamo, poi il nostro unico reperto, no, storico che abbiamo sulla presentazione del progetto liliano al Papa. Però si fanno promotori di cultura, e questa è la cosa importante, il trade union tra passato e moderno, tra questi ragazzi analogici ma digitali, digitalizzati, perché la scuola è digitalizzata, conoscere le nostre radici e capire come è possibile cercare di promuovere il territorio e la nostra cultura, che non è soltanto cultura italiana, ma è cultura mondiale, perché la scansione del tempo è una cosa di tutti ormai. Professoressa, so che nel liceo di questo piccolo centro della Calabria si fa sperimentazione, si fa innovazione scolastica. Assolutamente sì, cerchiamo di far respirare ai ragazzi non soltanto un approccio locale, ma un approccio globale. Quello che diciamo e facciamo capire loro è che loro sono cittadini del mondo e che il territorio, nonostante sia un territorio del sud dell'Italia, è un territorio che comunque è fertile, è ricco di storia e ricco di cultura, e cerchiamo comunque di utilizzare tutti i mezzi possibili per far sì che siano calati in un contesto internazionale. Tanti sono i progetti internazionali, tante sono le mobilità dei nostri alunni, tanto si versa sulla digitalizzazione ma anche sull'orientamento, che è una parte importante, soprattutto lì al liceo, perché i ragazzi devono avere le idee chiare su ciò che vogliono fare ed essere protagonisti attivi della società. Professore, se io ho capito una cosa, mentre ai nostri tempi si sognava l'università per andare a vivere a Firenze, andare a vivere nelle città d'arte, andare a vivere a Milano, a Roma, adesso questi ragazzi vogliono studiare in Calabria. Magari viaggiano per turismo, viaggiano per altri motivi, però vogliono studiare qui in Calabria. Questo è importante, questo cambiamento di tendenza. Sì, assolutamente, lo confermo questo cambiamento di tendenza, perché siamo sempre in contatto con i nostri studenti uscenti ed è questa anche la forza del nostro piccolo liceo. E rimangono qui, rimangono a studiare qui, perché qui c'è tutto quello che può servire loro per far crescere la loro cultura, la loro preparazione e la loro professionalità. Rimangono in Calabria e con gioia, davvero, sappiamo che restano qui e proseguono i loro studi e li concretizzano in un qualcosa di utile. Devo dire la verità, spesso e volentieri facciamo dei caffè letterari, caffè del martedì, in cui invitiamo i nostri ex alunni a parlare delle loro esperienze, sia di studio che lavorative, e questo per loro è una fonte di ispirazione, perché devono avere dei modelli concreti, dei modelli reali, dei modelli tangibili. Quindi c'è sempre questo contatto con il territorio, con il futuro, con la storia, ma sempre proiettato verso di loro, perché l'unico focus, l'unico fine, l'unico obiettivo sono loro e la loro crescita. E mentre prima abbiamo parlato con la dirigente scolastica di come i giovani vedono la figura di Lilio, con noi abbiamo un caterpillar di quella che può essere lo studio al liceo di Cirò. Ecco, tu sei? Gabriele Arcuri. Ecco Gabriele, la figura di Lilio, so che l'hai studiata tanto, vorrei che ce ne parlassi un pochino, cosa ne pensi di tuo personale? Beh, devo dire che Luigi Lilio è un personaggio illustrissimo e veramente loro riescono a portare in alto la nostra terra, il nostro amato paese. È questo che stavo per chiederti, la nostra cittadina ha quindi un valore aggiunto avere dato i natali a uno studioso come Lilio? Assolutamente sì, non tutte le città hanno, ecco, un Luigi Lilio, non hanno dato i natali a uno scienziato così davvero tanto importante. Qui a Cirò teniamo molto alla sua figura e convegni come questo testimoniano il nostro impegno nel promuovere la sua figura ed esportarla oltre i confini anche regionali, quindi a livello nazionale e internazionale. Mi stava venendo in mente una campagna pubblicitaria, vi siete mai chiesti chi ha inventato il calendario che guardate ogni giorno? Un cirotano, Lilio. Sì. E questo è qualcosa di veramente incredibile, ripeto, molto emozionante e molto coinvolgente appunto per noi. Allora, lei vorrei chiedere, conosceva Lilio prima di essere ospitato qui a Cirò? No, assolutamente no, ed è una grande lacuna da parte mia, ed è una grande lacuna che secondo me abbiamo in Italia e nel mondo, perché questo è un personaggio che ovviamente ho studiato prima di arrivare qui, straordinario,
ed è soprattutto un personaggio importante per la vita di ciascuno di noi, perché praticamente segna il tempo di ciascuno di noi. Il fatto che sia praticamente sconosciuto, ha una vita per certi versi misteriosa, però sappiamo che è esistito e sappiamo che è l'ispiratore del calendario gregoriano, beh, bisogna farlo conoscere, bisogna farlo sapere in Italia e nel mondo. Sì, perché forse non ci si chiede mai chi ha inventato questo benedetto calendario, ci si chiede che giorno è, eccetera, però non si pensa. A Gregorio XIII si fa riferimento a tutto quello che è, e invece chi l'ha pensato, chi l'ha studiato, chi l'ha elaborato, tra l'altro con delle conoscenze per quell'epoca limitatissime, davvero una figura straordinaria. Benvenuto a Cirò, io sono contento che lo hanno invitato, così apprenderà anche la cittadina natale, il suo museo, le sue mura antiche, è una città che ha molto storia. Sono davvero felice di essere qui in una zona che conosco ahimè poco, chiedo venia anche di questo, però è un'occasione per conoscerla e magari ci ritornerò quando riusciremo a dare veramente l'onore che merita a Luigi Lilio. Sicuramente le hanno fatto assaggiare il vino. Sì, ma io infatti ho visto la città del vino e del calendario. Mi sembra una definizione importante. Tra l'altro il vino di Cirò è un vino già conosciuto. Insomma, secondo me ci può essere una ricaduta molto importante se riusciamo a far sì che la figura di Luigi Lilio venga esportata da queste mura, peraltro bellissime. Ma l'amministrazione comunale mira proprio a questo brand, a farla conoscere, a portare turisti, a portare anche studiosi di Lilio che possano ammirare queste antiche mura. Lo so, perché questo è un territorio straordinario, tra l'altro un territorio che ha dato i natali a personaggi meravigliosi, fantastici, nel corso dei secoli, nel corso dei millenni. Una terra bellissima, con un mare fantastico a pochi metri, insomma. Poi al di là di queste mura che sono alle nostre spalle c'è qualcosa di molto più antico sulle colline, ci sono i resti della Magna Grecia, di una cittadina greca. La culla della nostra civiltà. Quando noi pensiamo alla Magna Grecia, pensiamo a quello che ha dato origine a tutto quello che siamo, e siccome quello che noi siamo, siamo quello che siamo stati e quelli che sono stati i nostri padri, ecco l'importanza di dare il giusto valore a quello che rappresenta una terra come questa.